Rapido collegamento per conoscere i risultati dei primi tempi. A Vicenza al quinto minuto della ripresa, Cagliari 1, Lanerossi Vicenza 0. A Vicenza si gioca il settimo minuto della ripresa, il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Gigi Riva al nono minuto del primo tempo. Giornata luminosissima, sole di tipo amalfitano, terreno piuttosto stopposo che rende a volte acrobatico il controllo della palla. Assistito dai guardalini e palmieri e Remondino, il signor Gonella di Torino dirige davanti asfalti gremiti al limite della capienza. Il gioco ha sinora reso evidente la maggiore praticità degli ospiti, che una volta in area avversaria appaiono più solleciti nelle conclusioni di quanto non riescano ad essere i padroni di casa, d'onta della lacrità che ne conforta la manovra. L'attesissimo duello tra Vitali e Riva registra per il momento il successo del cannoniere del Cagliari, giacché è stato proprio lui a firmare il gol degli ospiti, sopraggiunto al nono sugli sviluppi di un'azione avviata da Bruniera con uno spiovente a tre quarti di altezza in aria, che Riva correggeva sulla sinistra per Gori, che dopo essersi liberato di un avversario con un bel dribbling a stringere, crossava ancora per Riva, scattato frattanto verso il gol, e Riva di ginocchio correggeva da due passi in rete, portando così in vantaggio il Cagliari, raggiungendo Vitali in vetta alla classifica cannonieri a quota 10. La reazione della Nerossi Vicenza si giovava di qualche efficace conclusione di Facchin, Vitali e Damiani, ma Albertosi non si faceva mai sorprendere, mentre al 26esimo Riva era di un soffio in ritardo su un bel cross di Gori. Lo stesso Riva, a un minuto dalla fine del primo tempo, salvava la propria porta su un insidioso tiro cross di Cinesigno, respingendo lontano di sinistro. Siamo ora al settimo, la panchina vicentina ha sostituito Volpato utilizzando il numero 13 Derlin, c'è un po' di confusione in campo in conseguenza di una punizione accordata al Vicenza. Cinesigno sta uscendo dal campo perché è infortunato e il Vicenza sfrutta questa punizione. Siamo all'ottavo, 1-0 per il Cagliari a voi Bari. Decimo del secondo tempo, 2-0 per il Napoli qui a Firenze, a voi Vicenza. A Vicenza siamo a 9 minuti in anticipo rispetto a Firenze, si gioca infatti il 19esimo, la situazione è invariata rispetto ai nostri precedenti collegamenti, il Cagliari è sempre in vantaggio per 1-0, la partita si è fatta piuttosto spigolosa, l'arbitro Gonella è costretto a ricorrere spesso al proprio taccuino per redarguire e ammonire i protagonisti in campo, Biasiolo, Nicolai e Calosi. Sono già stati ammoniti Cinesigno, addirittura espulso al nono della ripresa per un fallo di reazione ai danni di Bruniera. Il Vicenza pertanto gioca in 10, ma come spesso accade proprio questa inferiorità numerica gli ha dato ulteriore carica ed ha avuto un buon momento costringendo alle corde la difesa del Cagliari. Al 14esimo ha sferrato addirittura il pareggio su di uno spiovente, Albertosi respingeva senza trattenere e sulla rimpallo era prontissimo ad intervenire al volo Facchin, il cui bolide sembrava destinato al fondo della rete cagliaritana, ma Albertosi davvero miracolosamente riusciva a deviare in acrobazia. Qualche secondo fa Bruniera, in azione isolata di contropiede, ha sferrato il raddoppio per il Cagliari con un tiro da destra a sinistra diagonale che è uscito di pochissimo al lato dei pali di pianta. Siamo ora al 20esimo, sempre 1-0 per il Cagliari e voi Bari. Esposito risposta verso il centro dal pallone a Maraschi che è un po' distante. Scusa Neri, ha raddoppiato il Cagliari con un gol favoloso di Riva, colpo di testa di Domenghini in aria sul cross di Gori e rovesciata acrobatica la palla di Riva. Siamo al 24esimo a Vicenza, 2-0 per il Cagliari, a te la linea. Va bene così. A Vicenza è il 25esimo, come vi abbiamo già segnalato, un minuto fa Riva ha raddoppiato per il Cagliari, lo stesso Riva aveva portato in vantaggio gli ospiti al nono minuto del primo tempo. In questa occasione il cannoniere, il nuovo capocannoniere della classifica dei realizzatori, a quota 11 ormai Riva, a quota 10 Vitali, ha realizzato sfruttando un colpo di testa di Domenghini in aria, lo stesso Domenghini aveva raccolto un cross di Gori che dopo aver resistito a lungo alle cariche di un avversario lungo la fascia sinistra del campo, si era poi liberato molto bene e proprio al ridosso della linea aveva centrato appunto per Domenghini, sul cui colpo di testa Riva si è elevato e con il sinistro, il solito piede, ha rovesciato perentoriamente a rete senza che Pianta potesse intervenire. Vi ricordiamo comunque che il Lanerossi Vicenza è costretto a giocare in 10 uomini, in quanto Cinesigno è stato espulso al nono minuto della ripresa per fallo di reazione su Bruniera. La stessa panchina vicentina aveva poco prima, cioè al quinto, utilizzato il numero 13 Derlin in sostituzione di Volpato. I vicentini pertanto sono in campo, ripetiamo, in 10 uomini, mentre il Cagliari conduce per 2-0, entrambe le reti segnate da Riva. Puricelli si sta affidando al modulo più collaudato, cioè quello che presenta Calosi libero, Carantini stopper, Biasiolo, Scala e Derlin, prima Cinesigno, a metà campo, con il sussidio dei rientri di Damiani, che con Vitali e Facchin costituisce il trio di punta. Il Cagliari, che deve rinunciare, come saprete, a Tomasini e Greatti, quest'ultimo, come noto, vittima di un incidente automobilistico, dalle cui conseguenze gli auguriamo naturalmente di recuperarsi sollecitamente,
sta ovviando alle assenze utilizzando Ciera quale libero e Bruniera come rifinitore alle spalle delle punte che sono Gori e Riva, con i quali gioca spesso in linea Domenghini. Il centrocampo degli ospiti è completato da Poli e Nenè, mentre lo stopper è come sempre Nicolai. Siamo ora giunti al 27esimo qui a Vicenza, sempre 2-0 per il Cagliari, a voi Roma. A Vicenza è il 32esimo, sempre il Cagliari in vantaggio per 2-0. Lo stesso Cagliari sta utilizzando in questo istante Mancini, il numero 13, in sostituzione di Nicolai che si è infortunato in uno scontro con Vitali. Non c'è stata nessuna malizia, sia chiaro, da parte del centravanti vicentino. Comunque lo stopper non è stato in grado di proseguire la propria gara e ora ai bordi del campo assistito dai sanitari cagliaritani, mentre Mancini, ripetiamo, ha fatto il suo ingresso sul terreno con il numero 13 per sostituire il compagno infortunato. La partita continua a essere piuttosto dura, il ritmo è piuttosto scaduto viceversa, in quanto il terreno è piuttosto stopposo, c'è un'invasione di campo, se così si può chiamare, anzi minimizziamo subito prima che si allarmi qualcuno, un solo spettatore è riuscito a scavalcare le transenne dalla parte dei distinti ed è stato subito bloccato dalle forze dell'ordine. Inutile l'accorrere dei fotografi perché il piccolo incidente è già stato risolto, i carabinieri stanno accompagnando fuori dai bordi del terreno il tifoso che si era portato sul terreno stesso. Sempre 2-0 la situazione per il Cagliari mentre si gioca il 33esimo della ripresa a Vicenza, a voi Olimpico. Mentre anche il pallone passa distante dalla rete difesa da Zoff. Scusa Mary, devo sempre interrompere te, mi dispiace. Vitali ha ridotto le distanze per il Cagliari su punizione, sorprendendo Albertosi nell'angolo alla sinistra del portiere cagliaritano. Vitali arriva quindi a pari quota ad 11 nella classifica cannonieri e risultato di 2-1 in favore del Cagliari mentre mancano 7 minuti al termine. A te la linea. A Vicenza si gioca il 41esimo, vi abbiamo già segnalato nel precedente flash la nuova situazione. Il Vicenza ha ridotto le distanze con Vitali che ha segnato direttamente su calcio di punizione infilando Albertosi nell'angolo alla sinistra del portiere cagliaritano. Lo stesso Vitali poco dopo si è reso protagonista di un'altra azione piuttosto efficace, spenta però dal pronto intervento di Mancini. Ora Riva ha concluso un contropiede cagliaritano sulla sinistra con un gran diagonale di sinistro che ha attraversato l'intera luce della porta di pianta prima di perdersi al lato. La situazione è controllata comunque dal centrocampo vicentino, particolarmente vivace in questo finale, mentre il Cagliari nella stessa zona accusa un pochino la fatica della partita che è stata, ripetiamo, piuttosto dura e faticosa anche per il fondo stopposo del terreno. Siamo a 3 minuti dal termine, sempre il Cagliari in vantaggio per 2-1, a voi Roma. 2-1 sempre in favore del Napoli, a 7 minuti circa dalla conclusione dell'incontro, a voi Vicenza. A Vicenza la partita è terminata in questo istante con il risultato di 2-1 in favore del Cagliari. L'arbitro Conella ha recuperato soltanto per il nostro orologio 60 secondi, cioè un minuto esatto, dei 2 o 3 che a nostro parere sempre sono stati perduti nel corso della ripresa in seguito alla ridicola invasione isolata di campo e al lancio di un oggetto sul campo stesso. Ad ogni modo le ultime battute dell'incontro hanno visto un gran tiro di Biasiolo che poteva propiziare il 2-2 per il Vicenza, intuito miracolosamente da Albertosi che fermava successivamente la palla a terra dopo averla prima corretta in alto verso l'incrocio dei pali alla propria destra. E quindi al 45esimo del secondo tempo sempre, naturalmente, una trama tra Gori e Riva che per poco il centravanti ospite non sfruttava, preceduto da un'uscita a valanga di piante. Il commento al prossimo intervento, vediamo intanto il risultato finale. Qui a Vicenza, Cagliari batte la Nerossi Vicenza 2-1, reti di Riva nel primo tempo al 9° e nella ripresa al 38esimo, poi ha ridotto le distanze vitali su punizione per il Vicenza. A voi Roma. Le brevi cronache a te Ciotti. A Vicenza vi ricordiamo ancora il risultato finale, Cagliari batte la Nerossi Vicenza 2-1, questa è la successione delle reti, è nel primo tempo al 9° Riva, nel secondo tempo al 24esimo ancora Riva e al 38esimo Vitali su punizione. Il Cagliari, in un'occasione senza dubbio delicata come quella di oggi, ha dimostrato maggiore praticità e slancio di un Vicenza coraggioso ed agile, ma meno sollecito e pronto del solito, anche perché privato della regia di Cinesinho, proprio nel momento in cui, all'inizio della ripresa, stava tentando il tentabile per recuperare le sorti dell'incontro. Così il Cagliari, che ha ovviato molto bene alle assenze di Tomasini e Greatti, utilizzando Cira quale libero, inserendo Poli a centrocampo e chiamando Bruniera a quei compiti di rifinitura che gli sono così congeniali, ha potuto superare il periodo più critico della gara senza danni apprezzabili e inventare con Riva il gol del raddoppio, che l'Azzurro conquistava al 24esimo con una rovesciata in aria degna del miglior Piola. Successivamente anche il Cagliari era costretto a utilizzare il numero 13, Mancini, per sostituire Nicolai, infortunatosi. Puricelli già al 5° aveva mandato in campo il 13 Terlin in sostituzione di Volpato. E la difesa cagliaritana è stata pressata in modo sempre più massiccio e al 38esimo ha dovuto subire il gol di Vitali su punizione, anche in dipendenza di una barriera male organizzata. Il finale vicentino è stato molto coraggioso e determinato, si è giovato anche di una bella conclusione di Biasiolo deviata acrobaticamente da Albertosi, ma non c'è stato nulla da fare ai fini del pareggio. I migliori protagonisti oggi sono sembrati tra gli ospiti Albertosi, Zignoli, Cera, Gori e Riva, mentre tra i padroni di casa hanno ben impressionato Biasiolo, Scala e Facchin. Ha diretto Conella davanti a 30.000 spettatori, vi ricordiamo ancora il risultato finale, Cagliari batte Vicenza 2-1, a voi Roma.